Ciao a tutti, questo è il mio secondo video diario. Oggi è sabato per noi, anche se ormai non contiamo i giorni perché ci dimentichiamo che giorno è, sappiamo solo che è il giorno prima del live, il giorno dopo il live, mancano 3 giorni al live e diciamo che sappiamo solo quando è giovedì, gli altri giorni ormai ce li scordiamo. Oggi è sabato, come dicevo, e ieri ci sono state le assegnazioni dei brani. Sono molto contenta del brano che mi ha assegnato Levante perché è un brano molto, molto forte, perché ha un significato importante per me. E infatti ieri ad ognuna di noi ragazze ha preparato un biglietto con scritto il significato del brano e un po' la storia dell'artista che ha scritto quel brano. E mi ha lasciato una frase in questo biglietto che è un po' la traduzione della parte del ritornello dove dice: lascia tutte le cose negative, tutte le cose brutte che sono successe, non so parlare, aiuto! Lascia tutte le cose che sono di negative, che sono successe, lasciale indietro per sopravvivere e continuare la tua strada. Quindi sono delle parole importanti che mi rappresentano e che so che devo lasciare delle cose negative alle spalle e quindi cercherò di interpretare questo brano al meglio. E spero di riuscire a far capire la mia personalità. Volevo solo farvi vedere delle cose carine che mi sono arrivate, oltre alle 10 lettere delle mie amiche, che ringrazio tantissimo, siete stupende, mi mancate un sacco e siete la mia forza. Ho letto tutte le parole, adesso lo dico così, ma in realtà ho pianto tipo come una fontana, però non ripeto la lettura delle lettere perché sennò continuo a piangere di nuovo. E volevo solo farvi vedere alcune cosine, tipo questo leoncino super carino e tenero che mi è arrivato e mi hanno regalato, che in teoria mi assomiglia per i capelli. E poi mi hanno fatto la sera di giovedì del primo live. Sono arrivate, le ho viste da lontano, tutte con la mia maglia, cioè una maglia bianca con tipo la mia caricatura stampata sopra e poi sventolavano questo cartello carinissimo con questo dolce leoncino che sicuramente è più carino di me. Guardate che occhioni che ha! È troppo dolce! È troppo carino. Poi dietro, vabbè, mi hanno scritto delle cose. Virgi risparmia sulle proteine. Vabbè, che tanto te li mangi tutti. Su quel palco sei una gnocca pazzesca e qua fuori stanno impazzendo tutti. Ti vogliamo bene, mai mollar. Esatto, mai mollar. Ilaria e Lucia. Che dolci. E poi mi hanno regalato una tazza. Mega bella, super carina. Guardate, con la B. Carina. E poi la Mimi, la mia dolce Mimi. Vabbè. Ehi. Ho aperto il regalo. Oddio. Ho perso un componente. No, no, aspettate un secondo. Devo mettere giù il telefono, ho perso un componente. L'ho trovato. Lei mi ha regalato questa super cucinella, che è molto carina. E niente, volevo intanto ringraziarle tutte per le parole stupende che mi hanno scritto, perché comunque qua dentro non è facile, non è facile perché stiamo lavorando davvero duro. Il fatto di imparare un brano in una settimana, imparare il testo, imparare eventuali coreografie o comunque la scenografia artistica. Facciamo le prove tutti i giorni, tante ore, abbiamo pochi tempi morti e quindi stiamo veramente lavorando e ci stiamo concentrando sul brano. Un'ultima cosa molto importante, volevo salutare Lorenzo perché lui è stato il primo ragazzo eliminato di questo programma. E
però noi comunque, anche se è una competizione, qua dentro siamo davvero a contatto tutto il giorno, tutti i giorni, e ormai è quasi 3 settimane che siamo dentro il loft e si sono create veramente delle amicizie, si sono creati dei rapporti che vanno oltre a quella che è la competizione del programma. Noi comunque siamo tutti ragazzi e anche la maggior parte tanto giovani e stiamo vivendo la stessa esperienza, stiamo vivendo le stesse emozioni, quindi ci coccoliamo e come si dice? Ecco, sono tornata a non saper parlare e cioè, coccoliamo, nel senso ci vergogniamo, non sai parlare, non sai parlare. Vabbè, comunque il significato e il dunque, volevo arrivare al dunque perché poi mi perdo, parlo un sacco e non so cosa dire. Volevo dire che siamo un bel gruppo a cui piace stare insieme, si sono creati dei rapporti di amicizia qua dentro e il fatto io a Lorenzo volevo molto bene perché con lui comunque ci inventavamo degli scherzi, facevamo i cretini insieme, è un ragazzo davvero 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 dolce e davvero 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 simpatico e molto molto talentuoso. E quindi lo saluto, ti saluto Lori, Bonnie, 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 ti voglio un sacco bene e spero di vederti presto e ti mando un bacio e mando un bacio anche a tutti voi, ciao!